Cari amici di Antenna Sud, buongiorno e ben ritrovati. Martedì 6 giugno, una nuova puntata di Mattina Sud con tanti temi da affrontare insieme. A partire dalla cronaca giudiziaria, stiamo per collegarci in diretta con l'aula bunker del Tribunale di Lecce, perché oggi riprende il processo per una delicata questione, quella che riguarda il delitto di Castrì, il falegname Donato Montinaro. Quattro persone arrestate, lo ricorderete, i fatti risalgono al 10 e 11 giugno scorsi. Intanto, nella notte tra quelle due giornate, intanto vi anticipo anche qualche altro tema. Tra poco avremo collegata Maria Teresa Carrozzo, parleremo anche di ex Ilva di Taranto con i picchi di benzene, ma anche la revisione per la nuova AIA. Ci occuperemo dell'interrogazione parlamentare che è stata presentata dal vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle, il senatore Mario Turco, che sarà nostro ospite. E poi ancora una questione che riguarda la salute di ognuno di noi, i medici che mancano, continuano a mancare in diversi luoghi e presidi sanitari della Puglia, a partire da Ginosa, ad esempio, dove, pensate, l'unità di continuità assistenziale chiude le porte almeno per 13 turni, un grave problema. Il sindaco sostanzialmente si è scagliato contro l'ASL. Per capire da cosa è dettata questa scelta, noi abbiamo contattato sia il sindaco, che è lì presente con noi, c'è Leo Spalluto, pronto da Ginosa a dirci tutte le novità, ad ascoltare la sua voce, ma abbiamo contattato anche l'ASL per capire dalla parte loro quali sono le motivazioni, e ce ne sono, ne lo scopriremo più tardi. E poi, tra gli altri temi che affronteremo nel corso della puntata, qui il nostro ospite in studio, il sindaco rieletto di Torre Santa Susanna, Michele Saccomanno, con le prime azioni che sta mettendo in campo. Parleremo di un'estate il più sicura possibile, ci auguriamo, con le raccomandazioni della Guardia Costiera. La mia collega Anna Saponaro si è recata a Brindisi, pensate, su una motovedetta della Capitaneria di Porto, e dalle acque brindisine ci parlerà proprio di questo con un qualificato ospite, il comandante della Guardia Costiera di Brindisi. E poi ancora alleggeriremo i toni nella parte finale con un comico di Zelig, che è un castellanetano doc, dunque un originario della provincia di Taranto, che sta spopolando sul noto programma di Canale 5, praticamente quasi un co-conduttore con Bisio e Incontrada. E poi ancora, per i temi più leggeri, più estivi, vedremo le tendenze, i consigli utili per i viaggi e non soltanto. E in chiusura di trasmissione cercheremo anche di intercettare, per così dire, i lavoratori che stanno protestando a partire dalle 9 di questa mattina a Taranto, dinanzi alla sede di Confindustria, per una vicenda nota. L'abbiamo già trattata a Bari, Network Contacts, un'avvertenza che va avanti ormai da tempo. Eccola, Maria Teresa Carrozzo, che io saluto e ringrazio. Buongiorno, riprende oggi questo processo. Allora, quali sono le prime novità che puoi fornirci in diretta dall'Aula Bunker? Maria Teresa, a te. Buongiorno Gianmarco, buongiorno ai nostri telespettatori. Faccio subito un annuncio che per noi è doveroso. Da un momento all'altro potrebbe entrare ovviamente il magistrato con la corte, quindi noi sospenderemo immediatamente questo collegamento, perché anche vicino a noi l'avvocato Verri, che dovrà ovviamente prendere il suo posto. Ecco, siamo qui all'interno dell'aula bunker proprio in Borgo San Nicola, siamo in attesa che arrivino anche gli imputati che dovranno assistere in presenza in aula. Questo è un processo di un'inchiesta che ha sconvolto il Salento. Un omicidio, Donato Montinaro, come hai detto tu, purtroppo vittima di una rapina in casa, una persona anziana, un falegname che ha aperto la sua porta a quelli che poi dovrebbero essere, sono gli imputati che stanno subendo il processo, e è morto in seguito a un soffocamento e a delle percosse. Questo è un processo, tra l'altro, Gianmarco, che ha preso piede già nei mesi scorsi, ma si è fermato nel momento in cui è entrata in atto la riforma Cartabia, proprio per dei problemi che erano stati annunciati già in precedenza, ma questo processo ne è stata veramente la testimonianza. Avvocato Verri, si torna in aula? Sì, si torna in aula. Oggi ci sarà la riunione dei procedimenti. Si tratta di un atto formale, sostanzialmente le quattro posizioni si ricongiungono e diamo avvio al procedimento vero e proprio. Credo che ci saranno le richieste di prova e anche una calendarizzazione del processo stesso. Poi, se ci saranno altre istanze particolari da parte di altri colleghi, insomma, lo vedremo in aula. Lei chi difende, avvocato? Io difendo Angela Martella, una, insomma, delle quattro imputate, la proprietaria dell'auto con cui i soggetti si sarebbero recati a Castrì, la cui posizione sarà da chiarire nel corso del dibattimento.
tra l'altro nella scorsa udienza ci sono stati anche dei tafferugli in aula proprio tra le imputate. Lei stessa ha cercato di calmare gli animi? Sì, più che tafferugli, per la verità c'è stata una sorta di aggressione di una delle imputate nei confronti della mia assistita. Per fortuna poi insomma tutto si è appianato. Suppongo che oggi la situazione sarà più tranquilla e suppongo anche che le imputate saranno divise fisicamente, per cui insomma poi da quello che so non ci sono più state occasioni di contatto, quindi non mi aspetto che accada nulla insomma. Avvocato, ricordiamo ai nostri telespettatori che ci seguono da Puglia e Basilicata quali sono i capi d'accusa? Beh, è quello di omicidio aggravato dalla finalità, no? Dal nesso teleologico, perché sarebbe stato commesso al fine di commettere una rapina. Quindi si tratta di un omicidio aggravato, punibile con l'ergastolo, stiamo parlando di un processo molto serio, ovviamente. Gianmarco, io ripasso la linea in studio perché aspettiamo proprio da un momento all'altro che entrino i magistrati e anche gli imputati. Come sapete, ovviamente non possiamo mandarli in video, liberiamo l'avvocato, grazie mille avvocato. Buona giornata, salve. E io ripasso la linea in studio. Sì, grazie Maria Teresa, va bene così, come ricordavi un fatto che davvero ha sconvolto il Salento in quelle giornate, lo ripetiamo, era la notte tra il 10 e l'11 giugno scorsi, in particolare questo pensionato Donato Montinaro, falegname di 75 anni, fu trovato senza vita nella sua abitazione, legato, imbavagliato e con segni di percosse. Come emerse dall'autopsia eseguita dal medico legale Roberto Vaglio, l'uomo è morto a seguito di asfissia da soffocamento. In base a quanto emerso nel corso dell'inchiesta, gli indagati, dopo essersi introdotti nell'abitazione, avrebbero percosso, incappucciato e immobilizzato la vittima legando mani e piedi e si sarebbero allontanati dall'abitazione portando con loro anche una motosega e una somma di denaro in contanti. Risultate fondamentali ai fini delle indagini le immagini degli impianti di videosorveglianza, ma anche le intercettazioni e l'ascolto di alcuni testimoni. Noi ci prepariamo adesso a cambiare argomento perché torniamo su una vicenda nota, quella che riguarda l'AIA, la nuova AIA dell'ex Ilva di Taranto. Ci prepariamo a collegarci con il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, che si trova a Roma e che potrà fornirci dei dettagli maggiori rispetto a questa interrogazione parlamentare che ha presentato proprio all'indirizzo dei ministri della salute e dell'ambiente, ma anche della sicurezza energetica. Lo sapete, l'ex Ilva spesso ha fatto parlare dei problemi ambientali, però spesso quando la notizia manca sembra andare nel dimenticatoio la vicenda, ma ahi noi non è così, perché c'è una città che comunque in qualche modo soffre della grande industria e c'è una vicenda intricata, lo sapete, si intersecano qui le questioni ambientali, lavorative e non soltanto. L'interrogazione a prima firma del senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, è stata presentata, come detto, a questi ministeri per chiedere se intendano confermare la validità delle valutazioni del danno sanitario così come attestate dall'OMS, quali misure di competenza intendano adottare per ridurre nell'immediato le concentrazioni di benzene ed altri inquinanti tossici provenienti dall'aria a caldo dello stabilimento siderurgico ex Ilva. Ne parleremo tra poco con il primo firmatario, il senatore Mario Turco. Adesso intanto mi sposto perché vedo qui nello schermo in studio pronto il nostro Leo Spalluto. Come vi anticipavo, si trova a Ginosa, proprio dinanzi all'unità di continuità assistenziale, per intenderci l'ex guardia medica. Sostanzialmente ci sarà uno stop di 13 turni, perché? Perché mancano i medici. Il sindaco però, Leo, non è soddisfatto e per questo ha detto: non possiamo permetterci questo ulteriore scippo, puntando il dito di fatto contro l'ASL. Leo Spalluto, a te la linea in diretta da Ginosa. Sì, assolutamente Gianmarco, buongiorno a te e ai nostri telespettatori. Come hai giustamente detto, siamo a Ginosa e abbiamo a fianco a noi il sindaco di Ginosa, Vito Parisi. La situazione è quella che hai velocemente descritto, ovvero l'unità di continuità assistenziale territoriale che serve Ginosa e Ginosa Marina. C'è stato un annullamento di 13 turni al momento provvisorio proprio per questa mancanza di medici, però ovviamente, come potrei ben comprendere, la comunità intera ginosina
particolarmente preoccupata per questa situazione, anche perché significherà poi dover andare addirittura alla terza, quindi con tutte le conseguenze negative per i cittadini che si possono ben immaginare, soprattutto alla vigilia di una stagione complicata come quella estiva. E ovviamente il sindaco ha lanciato l'allarme, ci sono delle novità. Sindaco Parisi, allora, una fotografia della situazione e della grande preoccupazione che avete manifestato. Sì, diciamo, la preoccupazione purtroppo ormai è da diversi anni, perché questa quello che sta accadendo ai centri di continuità assistenziale non è una novità. E c'è stato negli ultimi mesi un sacrificio sia da parte degli operatori, dei medici di medicina generale, che hanno fatto doppi turni, hanno cercato di garantire i servizi, una riorganizzazione da parte anche delle stesse ASL. Questa è una cosa che riguarda tutte le ASL, ormai ci sono a Foggia, leggevo che addirittura c'è stato un tavolo convocato in prefettura proprio per la mancanza di personale, che è un discorso strutturale. Le interlocuzioni con la ASL sono molto forti con la direttrice del distretto, con il direttore generale, con il consigliere regionale Marco Galante, che ieri in commissione ha parlato con l'assessore alla sanità e con il dottor Montanaro proprio di quello che sta succedendo. Questa è una situazione momentanea. C'è una proposta che è stata presentata dalla Federazione di Medici di Medicina Generale, che bisogna intervenire sui contratti. Bisogna per intervenire sui contratti, e quindi la cosa che bisogna fare è cercare di mettere assieme e cercare di dare un servizio che sia complementare a quelli del 118. Naturalmente, come dicevamo, mentre al momento noi abbiamo perso il ritorno, quindi chiedo alla regia possibilmente di ristabilirlo cortesemente, una situazione molto difficile. Come dicevamo, ieri c'è stata questa riunione fiume in regione. Sì, c'è stata questa riunione, gli aggiornamenti sono quelli che vi ho dato, e diciamo è una fase cruciale, perché la questione del personale, dell'organizzazione, della gestione dei servizi non è una cosa, è una cosa strategica, perché in questo momento qui all'ASL stanno realizzando, c'è il cantiere in corso della Casa della Salute, c'è un cantiere del centro polivalente territoriale, adesso partirà l'ospedale di comunità. O si interviene su delle forme di aggregazione, così con degli istituti contrattuali che devono essere rivisti, con delle deroghe che devono essere concesse, altrimenti è veramente difficile garantire i servizi. Io credo che questo sia strategico, credo che sia sostenibile anche da un punto di vista economico, e soprattutto dal personale che in questi mesi, in questi anni, perché ribadisco, non è una novità, purtroppo non è una novità, e chi se ne accorge soltanto oggi fa un'operazione di carattere strumentale. Vogliamo sottolineare anche che c'è una continua interlocuzione con la dirigenza dell'ASL e in particolare con il direttore generale Vito Gregorio Colacicco. Sì, assolutamente. La settimana scorsa eravamo qui assieme in visita ai cantieri che ci sono in corso, che per me sono un elemento importantissimo. Sulla sanità non si può e non si deve fare speculazione, perché è un servizio fondamentale. E i centri di continuità assistenziali rientrano nei livelli essenziali da garantire. Io credo che bisognerebbe muoversi su più livelli e non cercare lo scontro istituzionale, proprio perché in altre province purtroppo questa è diventata già una questione che è spostata sui tavoli delle prefetture. Ecco, io chiederei al nostro Francesco Lozito, al nostro operatore, di inquadrare anche la parte cantierizzata, perché cerchiamo di spiegare anche ai nostri telespettatori quello che comunque sta avvenendo da un punto di vista di infrastrutture che però necessiteranno ovviamente di un riempimento, diciamo, proprio dal punto di vista del numero dei medici. Sì, se gli medici hanno le condizioni per poter lavorare assieme, hanno poter prendere le segreterie, per poter prendere il personale infermieristico, io credo che si riescono a garantire dei servizi con più turnazione, quindi questo è l'obiettivo. Naturalmente io chiederei da studio se ci sono domande. Gianmarco, io in questo momento di nuovo non ho il... Ecco, ho il ritorno adesso, quindi Gianmarco ti sento nuovamente, se hai domande per il sindaco Vito Parisi. Sì Leo, sostanzialmente l'ASL ha risposto alla nostra domanda, perché li abbiamo avvertiti che oggi ci sarebbe stato questo nostro approfondimento, sanno che il sindaco è lì davanti proprio a spiegare le sue... legittime preoccupazioni, ma di fatto anche chiede delle risposte. Ecco, l'ASL però ci fa sapere che aveva presentato con i giusti tempi, sostengono, un piano perlomeno tampone, che però sarebbe stato bocciato dalla regione. In particolare ve lo leggo, perché ci hanno inviato proprio un documento, una risoluzione tampone, perché la causa dei disagi è lo scarso numero di medici, per ovviare alla quale
Proprio ASL Taranto aveva presentato insieme ad un sindacato di categoria questa soluzione tampone e oltretutto problemi denunciati dal consigliere regionale Massimiliano Di Cuglia di Forza Italia, le guardie mediche di Sava, Pulsano e anche Ginosa sono chiuse per più turni, quindi questo lo dico rivolgendomi ai nostri telespettatori, non è un problema che riguarda solo quel versante della provincia di Taranto, ma purtroppo è una situazione che si allarga anche all'altro versante della provincia ionica. Io vorrei chiedere al sindaco Leo, su questa soluzione tampone, lui che idea sì. aveva? Adesso io vado a trovare anche il punto in cui viene spiegato di che si tratta, però intanto lui sicuramente sa di che si parla, volevo chiedergli che ne pensa, poteva essere soddisfacente in qualche modo oppure la ASL ha peccato in qualche modo? Allora, da studio faccio un veloce riassunto per il sindaco. L'ASL ha dato una risposta ricordando che aveva predisposto un piano tampone che poi purtroppo è stato bocciato. Quindi ovviamente da studio ci chiedono se secondo lei poteva essere quella una soluzione attendibile e a questo punto cosa si potrebbe fare? Quella sì che è una soluzione attendibile. Naturalmente per quanto riguarda la questione della sanitaria, voi sapete tutti che la Regione Puglia era all'interno di piani di rientro e quindi si tratta di questioni di carattere finanziario. Io mi auguro che la Regione Puglia possa autorizzare questo tipo di deroghe alla luce dei servizi che devono essere garantiti. Quindi quella era una soluzione proposta proprio per dirle che appunto ci sono più proposte sul tavolo. Io mi auguro che venga vagliato e venga proprio rivisto il modello gestionario di questi centri, perché altrimenti significherebbe avere delle cattedrali nel deserto. Come quella che abbiamo visto e che sta sorgendo proprio a fianco. Un'ultima domanda che faccio al sindaco Gianmarco, sempre se tu non vuoi ovviamente farne altre. A questo punto l'interlocuzione è costante, il suo prossimo passo quale sarà? Il prossimo passo è quello di fare una riunione con tutti i medici di medicina generale di Ginosa e di Ginosa Marina per poter avere una forma di aggregazione che sia di carattere strutturale, quindi lavorare con gli istituti contrattuali, capire le forme di sostegno di questo tipo di strutture, quindi la prossima riunione è quella da fare a Taranto, in ASL, con tutti i medici, con i loro rappresentanti, per poter mettere subito a terra questo sistema gestionale. Gianmarco, hai altre domande? No, però, altre domande no, Leo, però prima di salutarvi volevo, come promesso, citarvi ecco il punto delle proposte operative proprio nel progetto, perlomeno tampone, che era stato presentato dall'ASL e che gentilmente ci è stato fornito dall'azienda sanitaria locale. E la proposta era la seguente: assegnazione dei turni con indennità aggiuntiva nel rispetto dell'equità per medici incaricati a qualunque titolo nel servizio di continuità assistenziale in primis e in secundis medici di medicina generale a ciclo di scelta. Nella definizione della turnazione mensile delle sedi con carenza di unità mediche è necessario garantire, scriveva ASL, prioritariamente l'apertura nei giorni prefestivi e festivi. Si possono ipotizzare due possibili soluzioni in caso di turnazione scoperta: deviazione di chiamata della sede scoperta alla sede distrettuale o sovradistrettuale territorialmente più vicina, apertura a giorni alterni tra due sedi distrettuali e sovradistrettuali. Insomma, mi pare di capire, adesso è un documento molto complesso che meriterebbe una lettura più ampia, però lo avete capito da queste poche righe, una specie di accorpamento. A questo punto io voglio chiedere al sindaco quest'ultima cosa, Leo, poi ti libero perché dovrai anche spostarti per altri servizi del nostro TG. Marina di Ginosa si appresta a vivere un ripopolamento tutto estivo, perché sappiamo che è una realtà già popolata anche nei mesi invernali, ma chiaramente d'estate si riempirà ancora di più. Ecco, il sindaco che idea ha rispetto ai fragili, a chi avrà bisogno nella sua marina? Abbiamo capito che operativamente si sta muovendo, attende questo incontro in ASL Taranto, però ecco, rispetto a questo ripopolamento è preoccupato, che ne pensa? Sì, l'ultima domanda da studio riguarda quello che è l'ovvio ripopolamento di Marina di Ginosa nel periodo estivo. Ovviamente è un problema sul problema che rischia di causare delle emergenze poi difficilmente controllabili, perché siamo anche in un punto ancora più distante rispetto alla terza. Assolutamente sì, quella è una priorità assoluta e mi auguro che questa emergenza si concluda nei prossimi giorni, ma proprio perché anche per il discorso della guardia medica turistica e per quanto riguarda, diciamo, quello che è l'affluenza, l'afflusso che noi già abbiamo già da queste domeniche, serve subito una soluzione immediata. Ricordo che per sempre un discorso da un punto di vista degli ambulatori, la delegazione di Maria di Ginosa, gli uffici dell'ASL di Maria di Ginosa sono già pronti e predisposti e potrebbero ospitare sin da subito queste aggregazioni di medici. Quindi adesso è una questione di volontà che deve essere concretizzata nel più breve tempo possibile.
Bene Gianmarco, grazie. Se non hai altre domande io ripasserei la linea allo studio. Bene così, grazie a Leo Spalluto, al nostro Francesco Lozzito e naturalmente al sindaco di Ginosa che devo dire subito si è reso disponibile per questa tematica che non è una questione politica o come dire residuale, ma veramente è un tema importante per la salute di ognuno di noi. Pensiamo a chi oltre agli abitanti di Ginosa si sposta ad esempio nella marina per i mesi estivi. Grazie, e allora chiudiamo qui da Ginosa. Io torno in studio adesso, lo vedete, lo vedrete a breve nell'inquadratura, ecco qui a campo largo perché ci ha raggiunto un ospite, si tratta di Michele Saccomanno, un uomo politico di lungo corso ma soprattutto rieletto sindaco di Torre Santa Susanna. Sindaco, buongiorno e grazie. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i telespettatori. Abbiamo tanto di cui parlare per Torre Santa Susanna, ci sono una serie di priorità, di azioni che lei ha già preannunciato proprio in sede di rielezione, però ne approfitterei prima di andare in pubblicità e quindi passare al secondo blocco per chiederle, lei è stato anche assessore regionale, non vorrei sbagliarmi, alla sanità, rispetto a questa questione di Ginosa che ne pensa? Perché ahi noi la sanità pugliese scricchiola un po' da tutte le parti, lo sappiamo, non ci nascondiamo. Però questo problema delle ex guardie mediche scoperte potrebbe essere veramente grave nei mesi estivi. Ma mi sembra che la proposta dell'ASL sia una proposta saggia, perché è necessario assolutamente accorpare, mettere insieme e fare queste, dare queste disponibilità aggiuntive per i colleghi che si rendono disponibili. Non vedo altre soluzioni, non abbiamo medici in giro, quelli sono, su quelli bisogna lavorare. Se c'è la buona volontà di lavorare, di aggregarsi, di mettersi insieme, creare degli ostacoli, è un modo per lasciare scoperto un servizio fondamentale. Il sindaco di Ginosa ha enormemente ragione, anzi ne apprezzo la sua disponibilità a condividere il progetto dell'ASL e ciò dimostra la concretezza con la quale si stanno muovendo. Ecco, intanto sullo sfondo stiamo vedendo anche delle immagini della sua cittadina, tra poco ne parleremo correttamente, la regia ci sta anticipando qualcosa. Ecco qui, vedete, Torre Santa Susanna, Strada dei Vini, ci piace anche parlare del bello che c'è nelle nostre cittadine perché poi lo vedete, la cronaca quotidiana ci porta anche ad evidenziare, se possibile, cercare delle soluzioni insieme, discutere di questi problemi, ma c'è tanto di bello anche proprio a Torre Santa Susanna. Allora, breve indicazione per chi ci segue, per quello che verrà tra poco, siamo pronti a collegarci con Taranto, con la nostra Laura Milano che sta seguendo, ve l'ho anticipato, una protesta importante, quella dei lavoratori della Network Contact che anche nel capoluogo ionico, dopo Bari, oggi scioperano, ma soprattutto protestano e lo fanno con un presidio dinanzi alle sedi di Confindustria Taranto. Poi ci collegheremo con la collega co-conduttrice di Mattina Sud, Anna Saponaro, che si trova invece a Brindisi su una motovedetta della Guardia Costiera perché abbiamo delle informazioni, delle raccomandazioni importantissime da fornirvi affinché sia un'estate sicura. Intanto una breve pausa, tra poco torniamo in diretta qui a Mattina Sud a partire da Torre Santa Susanna con il sindaco Saccomanno. A tra poco. Torniamo in diretta con Mattina Sud, siamo alla seconda parte, ve lo anticipavo poco fa, ci è raggiunto qui in studio il sindaco di Torre Santa Susanna, Michele Saccomanno, e partirei dalla sua rielezione, una rielezione solida, possiamo dire, lui rappresentava la proposta di centrodestra, ma anche un politico di lungo corso, e a lui voglio chiedere questo, rispetto alle campagne elettorali di un tempo, oggi ravvede qualche differenza, qualche cambiamento, che campagne elettorali viviamo? Elettorali attualmente sono completamente diverse, proprio completamente. Innanzitutto perché credo che la politica abbia perso il fascino dell'affidamento emotivo. Da ragazzi una volta era facile immaginare di andare a prendere dei manifesti per qualcuno, perché si sognava, si veniva coinvolto in questo sogno, in questo progetto. Adesso è molto più difficile far sognare e trovare persone disponibili. Io stesso non sarei disponibile ad andare a prendere un manifesto per chiunque, perché trovo difficoltà a avere un sogno nell'ambito della politica attuale. È una politica comunque concreta, immediata, e la concretezza talvolta è molto più dura dell'immaginazione. Questo porta a delle differenze notevoli. Poi oggi ci sono i social media che influenzano moltissimo la propaganda elettorale, il mezzo di propaganda elettorale, il porta a porta viene fatto, ma molto spesso viene surrogato da Facebook, da Instagram, da mille altre iniziative, certo, che sono naturalmente molto concrete. Raggiungono tutte le fasce questi mezzi? La gran parte la raggiungono, non è vero che siano solo i giovani, oggi certo, troviamo in tutte le età le persone
che usufruiscono di questi benefici, perché sono dei benefici oggettivi, usati bene sono dei benefici. Differenze di campagna elettorale, io potrei dire la mia personale in questo momento, certo. Voglio dire, facendo campagna elettorale da più di 50 anni, e quindi un po' una visione storica del dato ce l'ho. Dal mio punto di vista personale questa è stata la peggiore campagna elettorale della mia vita, in assoluto. Come mai? C'era un'unica sfidante. Sì, voglio dire, io apprezzo chiunque entri in politica, l'ho detto, lo ribadisco, è un passaggio sociale assolutamente importante, la voglia di un giovane o di un meno giovane di dedicarsi alla politica è un fatto significativo, sia un ideale, sia un progetto, sia un impegno civico, tutte queste sono cose positive. Ecco, però poi il modo di far campagna elettorale deve avere qualche carattere distintivo dal punto di vista umano e dello stile. Ecco, per la mia personale esperienza, quella vissuta questa volta è invece stata un po' squalliduccia, ed è un giudizio che rimarco pubblicamente, perché l'ho ribadito pubblicamente anche nell'ultimo comizio, non mi ero mai trovato in situazioni così personalizzate. La politica è un fatto alto. Ecco. Saccomanno, lei torna sindaco di Torre Santa Susanna all'età di 72 anni, no? Ciò significa che lei è davvero innamorato della politica, perché a un certo punto avrebbe potuto dire vabbè, io tra virgolette me ne vado in pensione da sindaco, mi godo un meritato periodo di relax. Invece lei, insomma, ha deciso di dedicarsi alla città, perché poi spesso non si tratta a questo aspetto, non si pensa a questo aspetto. Chi si propone a sindaco spesso, no? Si pensa soltanto agli aspetti più belli, più positivi, più rappresentativi e di rappresentanza, ma in realtà c'è un grande e duro lavoro per una comunità intera, oltretutto Torre conta un bel numero di abitanti, insomma, chi gliel'ha fatta fare? Le faccio questa provocazione. No, voglio dire, capisco una provocazione, ma torno a dire, l'impegno sociale, l'impegno politico è un fatto fondamentale. Quando nel 2015, la prima volta che mi sono candidato a sindaco, sono sceso in campo, e perché un ex sindaco, mi ricordo, in una riunione mi disse: tu hai avuto tanto dalle nostre comunità, anche nella nostra comunità piccola è necessario che tu ti prenda delle responsabilità dirette. Queste responsabilità dirette vanno prese, perché nell'immaginario collettivo cosa c'è? Se tu fai il Presidente della Repubblica lo puoi fare a 90 anni, perché quella è una carica così alta, lo puoi fare. Se vai il Presidente di una Regione, ma sì, lo puoi fare con qualsiasi età. Se poi devi andare a rischiare ogni giorno, casomai, di beccarti una denuncia, ma questa è una battaglia fatta in tanti anni, quando le immunità parlamentari sono distribuite in alto e le responsabilità dirette sono pochissime, mentre le responsabilità dirette amministrative da sindaco sono moltissime, e non vi sono immunità. Quindi chi come me ha vissuto i periodi delle immunità, dei privilegi e delle cose, si viene a trovare a fare il sindaco perché deve restituire alla sua comunità qualcosa di attenzione, di esperienza, di legami, di opportunità, e questa è stata la scelta. Poi non avrei fatto comunque una vita da pensionato, perché non la faccio, perché seguo gli ortopedici, perché seguo la fondazione in Congo, perché seguo mille cose. Quindi comunque non si sarebbe riposato a questo punto. Punto mettiamo pure Torre, che è una cosa bella. Certo. Intanto, ecco, non gliel'abbiamo detto prima, ma complimenti per questa sua rielezione, oltretutto un numero di voti che non staremo qui a ripetere, ma addirittura superiore di circa 400 preferenze rispetto alla scorsa tornata, quindi complimenti. Ecco, sindaco, voglio chiederle questo, lei sostanzialmente... Dobbiamo cambiare l'immagine che vedo, perché quella torre vicino al municipio è diventata una cosa veramente bella, l'abbiamo ristrutturata con l'aiuto della Regione, abbiamo fatto un'opera che insieme alla Sovrintendenza di Belle Arti ha riportato ad uno splendore significativo quella piazza. Allora la togliamo e la riproponiamo con lo styling. Dobbiamo procurare un po' di foto più recenti, che sono molto più belle. Assolutamente. Ecco, sindaco, volevo chiederle, lei si rimette al lavoro per continuare quello che aveva iniziato qualche anno fa. Le prime azioni che sta mettendo in campo quali sono? Perché sono passate diverse settimane ormai dalla rielezione, e immagino stia già lavorando con la sua squadra. Sì, stiamo lavorando. Ieri sera è stato il primo consiglio comunale, no? Perché le sa, entro i 20 giorni bisogna convocare il consiglio comunale, quindi abbiamo completato l'assetto istituzionale con la presidenza del consiglio, la commissione elettorale, con tutto ciò che la legge ci mette a disposizione. Tra una ventina di giorni approveremo il rendiconto, così come prevede la legge, e con i ritardi che le elezioni hanno portato, ma comunque nel primo consiglio utile si farà anche il rendiconto. Ci siamo rimessi a lavorare sulle opere incompiute,
cioè dove i soldi sono arrivati, ma le opere bisogna iniziarle. C'è un piano di rigenerazione urbana per una delle zone che lei ha mostrato anche con le immagini della scuola elementare Gregorio Misseri, lì vi è una grande area dove c'è una villa comunale, dove c'è il palazzetto, lo sport, dove sono i campi da gioco. Ecco, lì c'è un piano di rigenerazione urbana di 2 milioni di euro per il quale abbiamo già ottenuto il finanziamento, abbiamo già presentato all'esecutivo e dobbiamo partire con i lavori. Quella è una delle prime opere, perché è uno dei luoghi nei quali la comunità si concentra per andare dal mercato ai giochi, al riposo, e riteniamo che quindi sia un centro di vita fondamentale. Siamo ripartiti con i progetti del PNRR insieme all'ambito. Vi sono tempi anche una collaborazione tra i comuni vicini, è vero? Lei ci tiene a questo aspetto di fare rete con i vicini? Sì, sì, bisogna fare rete assolutamente, non c'è più la possibilità di muoversi da soli. Poi le considere, noi Torre Erche non siamo divisi da niente, cioè adesso anche le ultime illuminazioni che abbiamo compiuto non ci fanno accorgere con una interruzione delle luci stradali, nemmeno si accorge, uno prosegue sulla stessa strada ed è convinto di stare nella stessa comunità, ma così è. D'altronde ne ho soffruito in passato. Solo amministrativamente, no? Solo amministrativamente siamo divisi, e questa commistione, questa contaminazione positiva avviene anche con gli altri. Molti progetti vi sono con Oria, con Latiano, perché no, anche in ambito culturale. Ricordiamo che con Latiano abbiamo rimesso in campo la ristrutturazione del Teatro Comunale di Torre, che credo che sia uno dei fiori all'occhiello di tutta la provincia di Brindisi, 330 posti ben attrezzati. Adesso completiamo anche quest'opera perché stiamo rivedendo con le norme antincendio il palco e tutto il resto, quindi queste sono le opere che sono già partite. Si riparte anche con gli impegni stradali che insieme alla Regione abbiamo programmato, nonché insieme all'autorità idrica abbiamo avuto la possibilità di rivedere, avevamo già presentato un po' di anni fa dei progetti, sono arrivati i finanziamenti e bisogna completare anche nelle periferie, ma talvolta addirittura nel centro. Collega sindaco, no, Tony Mattarelli. Allora, io tra poco vorrei tornare con lei a parlare di Torre, perché abbiamo altri temi, specificamente sulla cultura, da approfondire. Mi sono appuntato alcune cose interessanti, secondo me, da sottolineare, però vorrei capire, regia, se è pronta Anna Saponaro sulla motovedetta della Guardia Costiera, perché visto che arriva l'estate godiamoci i nostri borghi belli, tipici, che poi la tipicità non è poi l'ingrediente che vale di più del turismo pugliese come quello di Torre Santa Susanna, ma anche le nostre coste, ma facciamolo in sicurezza. Se Anna è pronta io do la linea a te, intanto buongiorno Anna, vediamo un po' con chi sei, intanto sei in mare ma non a passeggio, lo specifichiamo a chi si occupa delle risorse umane dell'azienda, lei è ferma sulla motovedetta, però ecco, lo sfondo meritava assolutamente un'inquadratura piuttosto che un ufficio. Buongiorno Anna, a te la linea. Sì Gianmarco, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Come vedi io oggi in esterna a bordo di una motovedetta della Capitaneria di Porto di Brindisi in compagnia del comandante Luigi Amitrano, che ringraziamo per la sua disponibilità, perché si avvicina l'estate, oramai ci siamo e vogliamo cercare di capire come usufruire delle nostre coste, dei nostri mari in assoluta sicurezza. Ma partiamo intanto da quella che è una giornata tipo degli operatori del porto, comandante. Assolutamente, noi durante l'anno operiamo secondo determinate dinamiche, dinamiche che però nel corso dell'estate potenziamo proprio perché, come hai detto tu, dobbiamo garantire una maggiore sicurezza a chi fruisce della spiaggia, a chi va in mare per diporto e quindi a tutti quelli che utilizzano l'ambiente mare, in modo tale da potergli consentire di farlo in assoluta sicurezza. Come si svolge una giornata tipo? Di mattina vengono pianificate le nostre attività e poi ci sono le uscite in mare. Noi nel corso dell'estate ci siamo organizzati per garantire la presenza di una pattuglia a terra, in maniera tale che durante tutta la giornata pattugli il litorale via terra, e in modo tale da essere un pronto riferimento per chi ha la necessità di chiedere un'informazione o un supporto anche agli stabilimenti balneari che in qualche modo si possono trovare in difficoltà. Per la parte mare invece garantiremo la presenza costante di unità navali in mare, questa è l'unità principale, ora in questo momento ci troviamo sulla barca ammiraglio della Guardia Costiera di Brindisi, la motovedetta 244, e garantiremo la presenza in mare lungo tutto il litorale,
dislocheremo il nostro battello a Savelletri, ma in modo tale da garantire la protezione del tratto a nord di Brindisi. E già dai primi del mese di luglio si sposterà lì con tutto l'equipaggio. Altri due battelli invece garantiranno il pattugliamento dell'area prospiciente la costa brindisina, mentre a sud fino a Torchiarolo, che è la nostra zona di competenza, garantiremo la presenza con un altro battello minore. Comandante, chi dovesse sentirsi in pericolo in mare, che cosa deve fare? Ricordiamo che è sempre attivo il numero verde della Capitaneria di Porto. Il numero da contattare è il 1530. Nel momento in cui contattano il 1530 vengono messi direttamente in contatto con la centrale operativa della Capitaneria di Porto di Brindisi, la quale gli chiederà tutte le informazioni necessarie per organizzare e garantire un pronto intervento. Pronto intervento che noi garantiamo costantemente durante tutto l'anno H24 mediante un equipaggio dedicato che è pronto a muovere in caso di chiamata in 30 minuti e lo fa attraverso l'altra motovedetta, la Cialipapa 844, che è la motovedetta della Guardia Costiera proprio dedicata al servizio di soccorso in mare. Ecco, ci spiega invece meglio come funziona il vostro intervento, ad esempio nell'area protetta di Torre Guaceto. Perfetto. Quella è sempre un'area sensibile perché ovviamente presi dal fascino di quest'area protetta molti bagnanti si spingono invece nelle zone che non sono accessibili, quindi comporta un super lavoro anche per voi cercare quotidianamente di far capire quali sono le zone fruibili e quali no. Sì, questa è un'attività che noi facciamo durante tutto l'anno. Però proprio nel periodo estivo, proprio perché aumenta l'affluenza di bagnanti su quel tratto di costa che è straordinariamente bello e pertanto delicato e da tutelare, garantiremo una presenza quasi quotidiana nell'area marina protetta di Torre Guaceto e lo faremo impiegando del personale che stanzierà anche nell'ambito di questa località molto molto da proteggere. E quest'anno abbiamo un battello dedicato proprio per pattugliare l'area marina protetta di Torre Guaceto. Aggiungo un'altra cosa, l'area marina protetta di Torre Guaceto rientra tra le aree marine protette che vengono vigilate costantemente durante tutto l'anno ed è un'attività che svolge la Guardia Costiera, però non si vede perché quotidianamente tutto l'anno le aree marine protette vengono sorvolate dai velivoli della Guardia Costiera, aerei e elicotteri. In particolare l'area marina protetta di Torre Guaceto viene sorvolata dagli aeroplani di Pescara. Non si vede perché? Perché l'aeroplano da una certa quota attraverso dei sistemi di bordo può monitorare la qualità dell'acqua, quindi capire se ci sono degli sversamenti, dei prodotti che in qualche modo inquinano la colonna d'acqua dell'area marina protetta di Torre Guaceto e dare ovviamente l'allarme. Fra poco parte come ogni anno l'operazione Mare Sicuro, ma noi rispettiamo le regole, quindi aspettiamo che entri in vigore questo una sorta di protocollo estivo per ritornare sull'argomento. Nel frattempo, prima di salutarci, comandante, quali consigli si sente di dare ai nostri telespettatori? Allora, intanto quando partirà l'operazione Mare Sicuro, l'ammiraglio, direttore marittimo di Bari, organizzerà un momento informativo per tutto il territorio. Le informazioni che mi sento di dare, intanto accedere al sito della Guardia Costiera, c'è un'apposita sezione consigli utili per la sicurezza della balneazione e quindi consiglio di dare una letta a tutte le indicazioni che sono lì riportate. E quello che mi sento ancora di dire con un po' di enfasi, viste le situazioni meteo che cambiano rapidamente, di consultare sempre il meteo, soprattutto chi intende uscire in barca, perché le previsioni meteo sono attendibili a 24 anche a 36 ore, però i cambiamenti meteo sono repentini, pertanto uno si può trovare a vivere una situazione di pericolo passando da una situazione di relativa tranquillità. E poi ci sono delle zone che sono particolarmente sensibili, tipo Rosa Marina e il Pilone, storicamente un luogo nel quale bisogna porre attenzione perché ci sono i cosiddetti mulinelli, quindi certo, rispettate i cartelli, se c'è scritto divieto di balneazione fate attenzione perché un motivo ci sarà, vero comandante? Assolutamente sì, fare attenzione e poi mai andare in acqua da soli. E chi intende fare il bagno, ma soprattutto chi è bravo a nuotare e a
si vuole allontanare dalla costa lo deve fare sempre in due, deve avvisare dove va. Lo stesso devono fare i diportisti prima di uscire in mare, dare sempre indicazioni sulla località dove intendono recarsi, in maniera tale che per qualsiasi tipo di problema, anche non avendo notizie, abbiamo almeno un riferimento da dove partire per effettuare. Insomma, concludiamo con un messaggio generico: godiamo della bellezza del nostro mare anche nell'estate 2023, ma facciamolo con prudenza e consentiamo anche a chi di competenza, in questo caso ovviamente gli uomini della Capitaneria di Porto e di Brindisi, al pari dei colleghi degli altri territori, di lavorare con serenità e di dedicarsi alle emergenze che erano veramente impreviste. Grazie, comandante. Io ringrazio il comandante Luigi Amitrano per la sua disponibilità. Gianmarco, ti restituisco la linea, a te. Grazie. Grazie ad Anna Saponaro, che tra poco si sposterà invece nel centro di Brindisi dal mare, perché vorremmo scoprire insieme le mete di tendenza, ma anche i consigli utili di chi organizza viaggi per lavoro. Anche questo ci sembra importante in questo periodo. Allora, io torno dal sindaco di Torre Santa Susanna, qui il nostro ospite in studio, Michele Saccomanno, perché voglio chiedere a lui in particolare qualche dettaglio su alcuni aspetti che riguardano la cultura, ma anche e tutto ciò che si sta curando dal punto di vista paesaggistico. Ci sono dei luoghi a cui voi state dedicando un'attenzione, si è appena concluso un restyling anche di un'importante piazza simbolo, faceva riferimento alla torre, ma non soltanto, è vero? Sì, voglio dire, piazza Umberto I, che è un po' io quello che chiamo il salotto della città, l'abbiamo già trasformata con un finanziamento avuto dal GAL, abbiamo ricreato quello che nel nostro immaginario, e l'immaginazione, come diceva Einstein, conta moltissimo. Abbiamo ricreato un po' una piazza San Silvestro, non ovale ma rettangolare, ed è una cosa bella, carina. Non solo, ma lì vicino abbiamo investito moltissimo sulla biblioteca comunale, che è un vero gioiello da visitare, da riproporre, da andare a cercare i libri e andarla a vivere. C'è la possibilità di vivere naturalmente con mezzi audiovisivi, ma anche con i libri di lettura normale, e al piano inferiore vi è il Museo dell'Olio, cioè tutta una cultura messa insieme lì dentro. Tra l'altro questa sarà a breve collegata con il resto del mondo come biblioteca, ma sarà collegata anche con le piazze e i larghi antistanti, in modo da poter ascoltare, se dobbiamo ascoltare, leggere da una panchina della piazza. Questo è un sistema che ci siamo impegnati a realizzare. Lì sotto anche a breve sarà aperto, messo a bando, un caffè letterario, per consentire il massimo della fruizione di questo luogo fondamentale. E a 50-100 metri dai frantoi ipogei, quindi il Museo dell'Olio si collega con questa nostra tradizione importante, e in cantiere anche la richiesta di riaprire, di ristrutturare un altro frantoio ipogeo ad altri 100 metri di distanza, dalle caratteristiche diverse, ma anch'esso meraviglioso. Adesso è bello vivere questo. Da lì ci si sposta sempre a un 100 metri di distanza la più grande cripta basiliana, fatta su due piani, il santuario della Madonna di Galas. Cioè sono dei luoghi assolutamente da vivere in uno stretto giro, con grandi possibilità culturali, innanzitutto per i torresi. Nella chiesa matrice, che c'è una vera biblioteca dal punto di vista dell'arte pittorica, andarli a vedere, andare a valutare questi dipinti del 600-700 di assoluto rilievo. Ecco, questo è un mondo che ci affascina e sul quale naturalmente stiamo investendo molto, senza trascurare che abbiamo la bella chiesetta di Crepacuore, una chiesa rupestre, dove ad agosto avremo anche il concorso di poesie, che è il 30°, quindi è una data importante. Cercheremo di dare onore a questo fatto significativo, raggiungere 30 anni in un concorso di poesia in un comune come il nostro, dove si affacciano anche poeti con provenienza anche internazionale, oltre che alle altre regioni. Non è scontato, quindi vanno innanzitutto ringraziati tutti coloro che si sono impegnati in questo nel diverso periodo storico, e io sono fortunato a poter usufruire oggigiorno di questo momento significativo. Poi tenga presente, parlando dello spazio culturale, noi abbiamo molte realtà
teatrali, vi sono diverse compagnie, sono tutte impegnate e tutte a buon livello. Il teatro che è stato, lo accennavo prima, ristrutturato, messo in grande spolvero, avrà la possibilità con laboratori ed altro di far vivere questa realtà, questa cultura torrese in modo significativo, aperta chiaramente a tutti, ma un momento di orgoglio, un punto forte, certo. Tant'è che anche nella ristrutturazione della giunta, se voi leggete, la promozione turistica, il turismo, la cultura, lo spettacolo, il teatro, è protagonista, mi sembra di capire. Ne è veramente protagonista e lo abbiamo suddiviso tra diversi elementi perché bisogna creare un insieme di forze che a questo si deve dedicare. Questo apre le porte al turismo vero, un turismo significativo in questa terra di mezzo, detta in modo positivo questa volta rispetto ad altre condizioni, è una terra di mezzo, noi siamo a 30 km da un mare, 30 km dall'altro, e possiamo sfruttare questa posizione in modo significativo. Insomma, l'idea potrebbe essere, soprattutto per chi ha una particolare predilezione, vicinanza e tendenza alla cultura, di venire a Torre Santa Susanna, intanto godersi queste belle cose, e poi valutare la possibilità da lì di fare una giornata a mare da una parte e la successiva dall'altra parte. Insomma, sono idee che non solo ci sembrano interessanti da rimbalzare a chi ci ascolta, ma che già si stanno attuando. Io penso ad esempio all'area che conosco meglio perché sono tarantino, a Martina Franca, che spesso viene presa in considerazione anche per questo tipo di scambi e quant'altro. Ecco, oltre a questa attenzione importante nei confronti della cultura, voglio chiederle, Sindaco, questa squadra di governo, di assessori, se è già pronta e da chi è composta, come la struttura? Sì, voglio dire, hai preso i vecchi assessori oppure c'è qualche novità? No. Tenga presente che io ho ripresentato in lista, per me è stato un punto di forza, un punto significativo per mostrare la solidità dell'esperienza, il giudizio positivo, no? Quando le giunte si sfaldano, certo, proprio quando si arriva sul finale, lo abbiamo visto in provincia di Brindisi, certo, in diversi comuni, anche a Taranto, a tante parti abbiamo visto questo, cioè noi ci siamo assolutamente ripresentati, tutti gli eletti che c'erano, tutti gli eletti nella stessa lista, quindi abbiamo rinforzato con 5 elementi, rinnovato dal punto di vista consigliare, abbiamo avuto un solo elemento nella maggioranza, poi il resto è la stessa squadra di prima, una squadra ben conosciuta, ben solida, che conosce pregi e difetti del compagno di viaggio, su questo ho investito moltissimo. L'assetto fondamentale non è cambiato, ecco, non è cambiato, può cambiare il nome del vice sindaco, ma tutto è funzionale ad un lavoro di squadra. Abbiamo un solo assessore cambiato, uno che era assessore prima alle attività produttive, proprio ieri sera è stata eletta con grande piacere di tutti Presidente del Consiglio. E quindi anche perché la prima seduta di consiglio spesso è dedicata proprio a questi aspetti un pochino più formali, no? E è formali ma significativi. Un Presidente del Consiglio io credo che oggi abbia una grande specificità, soprattutto per i miei modi di essere, è un'amalgama maggiore rispetto a una idea di progetto che è quella del sindaco con la sua squadra, no? Consente di aprire le porte con maggiore attenzione anche all'opposizione, io lo ritengo un fatto positivo, ho fatto 40 anni all'opposizione, per me è un fatto importante aprire qualche porta all'opposizione perché naturalmente ci fa ragionare meglio. Quindi non vi sono stati grandi cambiamenti con i lavori della pubblici. Della serie squadra che vince non si cambia, insomma. Grosso modo. Lo slogan potrebbe essere questo. Allora, io vorrei capire se invece a Taranto è pronta Laura Milano, perché da questa mattina alle 9, sono le 10.24, quindi più di un'ora, è in corso un presidio che proviene dallo sciopero dell'intero turno di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori Network Contacts di Taranto, che, per chi non lo sapesse, è aggiudicataria dell'appalto per il servizio di call center di Enel Energia, con presidio di assemblea e conferenza stampa proprio dinanzi a Confindustria Taranto. Ecco, stiamo già vedendo le immagini che la nostra truppa ha realizzato sul posto, quindi ringrazio il regista Michele Marchitelli. Tra poco ci colleghiamo con Laura Milano, intanto vi preannuncio anche qual è il nocciolo della questione. Lo sciopero è stato proclamato dal sindacato USB contro l'iperflessibilità che è stata mostrata dall'azienda, con un'organizzazione del lavoro che secondo il sindacato è arbitraria, non programmata e addirittura lede il diritto alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro giuridicamente tutelata nei rapporti di lavoro part-time. E allora andiamo da Laura Milano. Laura, buongiorno, con chi sei e che cosa sta succedendo a Taranto? Buongiorno, buongiorno a tutti.
Taranto, via Dario Lupo. Sono davanti alla sede di Confindustria, l'associazione degli industriali della provincia di Taranto. Perché? Perché oggi si parla di lavoro. Questo è il luogo che l'USB Taranto, l'unione sindacale di base, ha, il luogo in cui è stato organizzato un importante presidio. Si parla di lavoro, c'è una protesta in corso e a protestare, a difendere i propri diritti sono i lavoratori e le lavoratrici della società che si è aggiudicata l'appalto del servizio di call center per Enel Energia. Venite con me e raggiungiamo insieme i rappresentanti sindacali. Allora, parliamo di questa protesta. Che protesta è? Che cosa? Qual è il vostro obiettivo? Oggi è lo sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori di Network Contact, che è il call center aggiudicatario del servizio di assistenza clienti di Enel Energia. È l'ennesimo sciopero nel giro di un mese che i lavoratori e le lavoratrici di Taranto mettono in campo contro un'organizzazione del lavoro del tutto arbitraria che Network Contact ha tentato di imporre dal suo arrivo a Taranto. È uno sciopero contro l'attacco alle retribuzioni, ai diritti, alla sicurezza nel luogo di lavoro, nonostante le rivendicazioni avanzate nel corso di questi mesi. È uno sciopero contro in generale un atteggiamento che è quello di Network Contact, che ha da subito dimostrato, da quando qualche mese fa è arrivata a Taranto dopo l'aggiudicazione di questo appalto. Oggi siamo davanti alla Confindustria di Taranto proprio per mettere l'accento sul ruolo del committente, perché ci sono evidenti responsabilità da parte dell'appaltatore Network Contact, ma ci sono enormi responsabilità anche da parte della stazione appaltante, ed è questo il senso dell'iniziativa di oggi. Per noi non è più accettabile che un committente, a maggior ragione se partecipato dallo Stato attraverso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, resti spettatore complice, spettatore silenzioso dell'attacco ai diritti e al salario che la società attua nei confronti dei suoi dipendenti. Il primo obiettivo da raggiungere? Il primo obiettivo da raggiungere è un tavolo di trattativa in cui si discuta concretamente di organizzazione del lavoro che consenta di conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, a partire da questo, e poi chiarezza sulle norme contrattuali, sulle norme di legge, chiarezza sulla sicurezza nel luogo di lavoro, ma in generale, come dire, mettere un freno a questo meccanismo distorto, perverso degli appalti, che è quello che fa sì che appunto il fornitore di turno, la Network Contact di turno, si aggiudichi un appalto con la consapevolezza che poi scaricherà sui lavoratori il ribasso che ha attuato per aggiudicarsi quell'appalto stesso, nel silenzio complice, ripeto, del committente, in questo caso di Enel Energia. Allora, oggi davanti alla sede di Confindustria sarete qui sino alle ore 15:30 insieme ai lavoratori. Certo, saremo qui appunto per sottolineare questo aspetto in modo particolare di questa protesta, il ruolo del committente, il suo ruolo di garante delle condizioni di lavoro che il fornitore applica nei confronti dei lavoratori, e siamo qui anche per cercare di ottenere un incontro con i rappresentanti di Confindustria, a cui Enel Energia, committente convitato di pietra in questa situazione, aderisce. Perfetto. Per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti anche nelle edizioni del nostro telegiornale. A voi in studio. Sì, grazie a Laura Milano, hai fatto bene a ricordarlo. Laura, qui a Mattina Sud abbiamo la possibilità, e questo è il nostro intento, ci proviamo ogni giorno di raccontarvi in anticipo, o mentre si stanno svolgendo le cose, o addirittura anticiparle, le notizie, ciò che succede insomma in giro per la Puglia e la Basilicata, ma poi come sempre facciamo un punto nei nostri TG, ve lo voglio ricordare, alle 13:15 quello di Puglia e Basilicata, e poi a seguire 13:45 Bari Batte Foggia, 14:15 Taranto, Brindisi e Lecce, quindi per ogni provincia. Poi c'è la possibilità di ascoltare i fatti del giorno riassunti e sintetizzati. Allora, a questo punto io farei una breve pausa, intanto invito ancora il sindaco Saccovanno a restare con noi perché ho qualche altra domanda per lui, dopodiché lo libererò perché dovrà tornare agli impegni a Palazzo di Città. Una breve pausa, torniamo tra poco in diretta con Mattina Sud. Torniamo in diretta con Mattina Sud, ultima parte di trasmissione, lo sapete siamo in diretta sino alle 11, ma ancora tanti temi da affrontare insieme, intanto stiamo per collegarci in diretta con Milano, ci attende Vincenzo Albano, un comico che si sta facendo molto notare perché non solo partecipa a Zelig in onda su Canale 5, ma sta diventando quasi un co-conduttore con Bisio e Incontrade, quindi vogliamo chiedergli una serie di cose, anche perché è un pugliese doc, precisamente originario di Castellaneta in provincia di Taranto. Intanto vedo prepararsi anche Anna
Arianna Saponaro da un'agenzia viaggio di Brindisi, perché vogliamo scoprire quali sono le mete che più stanno attirando l'attenzione, quelle che si stanno prenotando di più e soprattutto anche qualche consiglio utile per chi si appresta a vivere un viaggio o vuole, perché no, prenotarlo. Intanto qui è con noi il sindaco di Torre Santa Susanna Saccomanno, dal quale torno tra poco. Visto che abbiamo parlato di cultura e di eventi che possano essere anche attrattivi per i territori di Puglia, eccolo qui, Vincenzo Albano è pronto ad intervenire qui da noi. Un comico innamorato della Puglia, io lo presenterei al momento così e poi scopriremo il resto con lui. Intanto un volto notissimo al grande pubblico. Vincenzo, buongiorno e grazie. Buongiorno a voi, benvenuti a casa. Lo vediamo, e insomma la musica la fa da padrona in questa stanza. Sì, infatti io sento un attimo il mio ritorno, cioè non è bello sentirmi, non lo so per voi. Noi ti sentiamo benissimo, adesso intanto correggiamo il tuo ritorno, facciamo così, ti faccio una domanda più lunga così intanto ripristiniamo questa cosa. Io, Vincenzo, mi sono permesso di presentarti quasi come non dico un co-conduttore, ma uno dei protagonisti sicuramente di questa edizione di Zelig che sta andando in onda il giovedì sera alle 21.40. Ecco, non so se questa stagione è finita, ma sicuramente ti abbiamo visto con grande attenzione, soprattutto qui dalla Puglia, perché tu lo sai, tutti i castellanetani ti conoscono, ti apprezzano, e anche perché noi, i cugini, i brindisini, leccesi, i foggiani, insomma, quando c'è un pugliese non può che farci piacere. Come è andato questo Zelig 2023, che è tornato su Canale 5 con anche un ottimo riscontro di pubblico, Vincenzo? Sì, allora, innanzitutto queste qui sono delle repliche che stanno andando in onda, delle repliche abbastanza recenti, perché l'ultima stagione di Zelig è andata in onda a dicembre. Mi sentite? Sì. E dicevo, allora è stato molto bello essere lì, diciamo, al servizio della conduzione. Io sono onorato di avere quella posizione vicino ai conduttori, e con i miei social, che sono abbastanza farlocchi, devo dire, perché spesso ancora mi scrivono: puoi salutarmi da Agrigento, puoi fare gli auguri. Ecco, vorrei dirvi che non è proprio così, non è una radio con le dediche. Io poi ci terrei a dire che a Castellaneta in realtà sono stato 3 giorni e poi sono andato a Taranto, quindi saluto i castellanetani. Quindi sei più tarantino che castellanetano. E allora possiamo correggerlo il titolo, errore mio, scriviamolo: Vincenzo Albano, un tarantino a Zelig, facciamo così? Sì. Anche perché io sono proprio tarantino di Taranto città, quindi non può che farmi piacere riso, patate, cozze, il mare e tutte le nostre caratteristiche. Esatto. Vincenzo. Bellissimo, ma io non ci vado a Castellaneta, ci andrò. Se mi fanno la statua vicino a Rodolfo Valentino ci vado. Sicuramente possiamo... come dire, fare anche noi la nostra parte per farti arrivare a Castellaneta. Sicuramente ti desiderano tantissimo. Io intanto so che sei il nostro amico della People Agency di Crispiano, con la quale interloquisci spesso. Ti aspettiamo a questo punto nei prossimi eventi di Crispiano, che spicca tra le varie realtà tarantine proprio per questo Cava Fest che sta andando avanti con molto successo, la festa d'estate che Sergio Sisto organizza ormai da tantissimi anni. Vincenzo, volevo chiederti questo, vado subito sugli aspetti più simpatici. Tu stai riscuotendo molto successo anche sui social con questi filmati che sostanzialmente sono delle, passami il termine, caricature di chi fa dei video sui social, ad esempio il motivatore mentale, ma anche l'influencer e quant'altro. Sì, diciamo che il fenomeno dei social è un fenomeno che io non riesco ancora, diciamo, a prendere appieno, perché sono fuori età, fuori target. Però mi sono reso conto delle storpiature, di alcune brutture che purtroppo ci sono sui social, e mi piace prenderle in giro. Non tutti riescono a cogliere quell'ironia, però insomma sui social tutti vogliono dire la loro, tutti vogliono essere protagonisti, e dall'artista al pescivendolo. E allora insomma mi piace prenderli in giro un po', ma alla fine riesco a esprimermi meglio sul palco o in TV.
Ecco, però mi fa sorridere anche la, tra virgolette, la caricatura a questo aspetto anche di motivazione mentale, no? Ho visto un video tuo recente che è stato simpaticissimo. Sì, beh! Perché loro sono molto tutti convinti di quello che dicono, dire la loro, anche no? Se cioè, spesso dicono cose molto banali. È la musica forse che esatto. Contribuisce. E infatti io vorrei fare un altro video, un altro tipo di video, perché voi immaginatevi questo video in bianco e nero con questa musica del pianoforte. Questo qui si sente, diciamo, intervistato, si sente in dovere di dire una cosa importante, ma magari non ce l'ha neanche da dire. Cioè è tutto il contesto, capito? Il messaggio non c'è più a volte. Con i sottotitoli in giallo, no? Per dare più forza al messaggio. E poi tu parli anche di beni di prima necessità, tra supermercato e shopping, questo è un altro tuo cavallo di battaglia che sta andando tantissimo, è super cliccato. Sì, 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 beni di prima necessità, cioè parlavo di questo... in questo monologo parlo dei vari tipi di commessi che ci sono, da quelli del negozio dei computer ai farmacisti, sono questi commessi che io un po' non patisco, ecco. E dicevo che appunto i farmacisti non sono quelli che io amo particolarmente, ma non per lo sguardo che ti fanno quello lì quando compri i preservativi. Una volta, cioè, adesso non più, i preservativi si vendono anche al supermercato, vicino alle casse, che infatti mi chiedono: vuole il sacchetto? No, prendi i preservativi, mi dia quelli là ritardanti che ho preso anche i surgelati, quindi... Vincenzo, so che tu sei andato in scena anche con uno spettacolo asciutto, si chiama così, che si chiama Stand In, a Milano, Stand-in. Piazza Pio XI, andrà in scena ancora, perché io vedo che l'ultimo si è svolto a fine maggio, ma ci saranno altre repliche, anche se insomma... Sì, adesso speriamo di girare un po' con lo spettacolo, magari in Puglia, perché ragazzi, io fra 10 giorni... torno a Taranto per l'estate, quindi aspettatemi, arrivo. Quindi è possibile che riesca a fare anche qualcosa lì in zona e finalmente io l'estate sono pugliese H24. Ecco, e noi ti diciamo già che ci farà molto piacere venirti a trovare, speriamo di trovarti davvero in tanti appuntamenti qui a Taranto, perché poi spesso no, i tarantini, ma i pugliesi più in generale, tendono forse a volte a non valorizzare i propri talenti, quindi ci piace di più chiamare, perché no, il nome milanese, il nome romano, il nome siciliano, però lo stesso pugliese magari. Beh, io pago il mutuo a Milano, quindi sono milanese, cioè volendo posso giocare. Quindi anche seguendo questo ragionamento saresti perfetto. Vincenzo, voglio chiederti che cosa ne pensi dell'evoluzione che ha avuto anche la comicità in TV? Perché io ho notato questo, correggimi se sbaglio, ne abbiamo parlato in queste settimane anche con Pino Campagna e altri tuoi colleghi, possiamo dire, di risata, cabarettisti e non soltanto. Pino Campagna, che fra l'altro abita a 5 minuti da me, cioè per dire. Siete quasi vicini di casa, anche lui un pugliese oltretutto. Ecco, Vincenzo, una comicità che si è evoluta. E dopo anni di grande successo, ad esempio di Zelig e altri programmi simili, c'è stato un vuoto che adesso si recupera. Io penso ad emittenti come Nove, altri canali, ma la stessa Canale 5, che nel 2023 tornano a credere in questo tipo di spettacolo. Secondo te perché? Allora, diciamo che tutto ha un inizio, una fine, tutto ciclico. Fino a qualche anno fa, diciamo che la comicità... Devo fare un discorso serio? Lo faccio, eh? Sì, sì, serio, e poi torniamo a ridere, però. Ok. Allora, io credo che io ho vissuto il pre-pandemia, no? Sì. E c'era una sorta di stanchezza degli spettacoli comici. Noi ci siamo trovati a registrare la prima puntata della nuova serie di Colorado quando è scoppiata la pandemia, e ti dico che c'era veramente della stanchezza, ma non tanto nei comici quanto nella rete, nella produzione, non si credeva più, e quindi lì è finito un ciclo. Poi è iniziato un nuovo ciclo, che è quello dei talenti. Durante la pandemia gli unici programmi che sono andati in onda sono quelli dei talenti, Talent Got Talent, sì. X Factor. Quindi una comicità che veniva molto dal basso. Poi c'è stato l'avvento della stand-up, cioè si credeva che soltanto la stand-up, cioè quindi il monologo semplice, scarno, solo quel tipo di comicità fosse quello nuovo e innovatore. Adesso, in questo momento, sta rinascendo una comicità, diciamo vecchio stile, grazie ai successi di Jalappas, che in questo momento stanno andando benissimo. Sì. E non hanno inventato niente, perché hanno fatto uno stile anni 90, oppure i programmi di OnlyFans sul 9,
quindi uno stile veramente classico. Quindi è tutto ciclico, è tutto ciclico. Adesso sta ritornando una comicità, diciamo, magari tra un po' torneranno anche gli sketch, me lo auguro. Insomma, staremo a vedere. Vincenzo, resta con noi un attimo, perché tra poco torno da te. Intanto io volevo approfittarne per ringraziare ancora una volta e salutare il sindaco di Torre Santa Susanna nel Brindisino, Michele Saccomanno, al quale oltretutto chiedo, perché no, magari potremmo pensare di invitare il nostro amico Vincenzo Albano a Torre. Sarebbe piacere, un onore e un piacere, proviamo nei programmi estivi, visto che si trattiene in Puglia, di creare un collegamento importante. Arrivo, sindaco. Anche perché Torre da Taranto non è molto distante, quindi ci potremmo pensare, anche perché 40 minuti, che saranno? Dobbiamo solo riferirci o pensare che grandi eventi, grandi comici possano essere soltanto a Bari o a Lecce o nelle città capoluogo, anche nelle realtà più piccoline, spesso non soltanto possono, ma di fatto organizzano degli eventi di rilievo, ripeto, Crispiano, Martina Franca. No? Noi nel teatro abbiamo ospitato grandi nomi, da Gullotta a Sebastiano Somma, voglio dire, li abbiamo avuti stabilmente da noi e intendiamo proseguire su questo. Questa è la prova, allora noi ci permettiamo nel nostro piccolo anche di segnalare Vincenzo Albano, che sta facendo mobilitare tutto il Zelig e tantissimi si stanno... visto anche da me, quindi sono contento. E allora, che, sindaco, che poi guarda, se ci fosse il mio personaggio, il manager di spettacolo che io vado a prendere, questo è il personaggio del mio manager di spettacolo che propone artisti. Sindaco, per quest'estate io le propongo uno spettacolo circense, abbiamo un clown che fa le bolle, poi mette una pomata e le bolle gli passano, se vuole, Poi abbiamo se vuole un funambulo, uno che riesce a stare in equilibrio, cioè riesce a stare proprio sul cazzo a tutti, guardi che non è facile. Proprio. Abbiamo tanti altri artisti. Complimenti. Se vuole abbiamo anche una spogliarellista, sindaco, una spogliarellista, vuole vedere? Possiamo vederla anche. La portiamo lì in piazza, lei è alta 1,20 m, pesa 250 kg, è meravigliosa. Si spoglia lì a Santa Susanna e la vede fino a Brindisi. Sicuramente. A noi le curve piacciono, quindi va bene così. Grazie sindaco. Anche a me. Grazie, assolutamente. Grazie al sindaco Saccomanno, che io libero perché so che è un impegno importantissimo a Brindisi che riguarda un aspetto solidale, diciamo così. Vogliamo dire qualcosa o no? No, voglio dire, l'aspetto solidale bisogna sempre mantenerlo, è un suggerimento per me e per tutti i professionisti. In questa occasione si tratta dei bambini down, dove tanti volontari si impegnano. La settimana scorsa anche la mia giunta si è impegnata, abbiamo passato una giornata insieme in una masseria. Ecco, sono persone che meritano tantissimo, bisogna mettersi a disposizione. Assolutamente, complimenti sindaco. Grazie. E grazie. Allora, torniamo da Vincenzo Albano a tutto schermo, così diamo la possibilità al sindaco di lasciare lo studio. Vincenzo, io voglio scappi chiederti... sindaco, scappi adesso, scappi. sì, eccolo, sta andando. Piano. Vincenzo, io voglio chiederti un'altra cosa. I social che tu correttamente, ecco, questa idea secondo me è stata geniale, no? Prendere in giro chi non è capace di farlo, perché che succede? Sui social, come dicevi, tutti cercano il proprio spazio e in qualche modo anche riescono ad averlo, ma spesso è uno spazio che dura poco, no? Perché poi si capita di essere famosi, tra virgolette, per una forma fisica particolare, per una battuta nata in maniera naturale, poi provano a rilanciarla, ma muoiono lì, quindi insomma la comicità dei social non ci fa ben sperare, non è tanto duratura, è più che altro un colpo di lato B, diciamo così. Io vedevo prima, ma non è un caso, hanno intervistato, non so se hai seguito quel pescivendolo che urla la mattina, fa i video. Sì. Ecco, che sta andando fortissimo su TikTok. Bene, lui stava dicendo, è un successo che mi è scoppiato in mano, io mi sveglio alle 4 perché comunque continuo a lavorare, vado a letto, dormo 3 ore, non so come fare. E io pensavo dentro di me, tranquillo che finisce, ma finisce anche per quello che è bravo, per quello che ha studiato, anche per lui finisce. Figuriamoci per uno che, voglio dire, no, senza offesa, amico del pesce, insomma, però... Però non confondiamo successo dei social con intrattenimento, almeno quello. Lo dico alla TV, non al pubblico, lo dico alla TV, non confondiamo. Certo, anche perché spesso, come dire,
più che il successo in sé, quello che voi portate avanti è un lavoro, è un vero e proprio talento. Far ridere secondo me è difficilissimo, questo è un parere personale, perché bisogna avere anche cultura, bisogna conoscere i tempi, capire dall'altra parte la risposta, no, del pubblico, della persona, quindi è assolutamente difficile, certo. E nulla a che vedere con i fenomeni che infatti spesso certo. Ci sono sui social. Infatti chi lavora sui social non riesce a cogliere il, come si dice, il feedback, no, della gente, perché non c'è, se non attraverso un like, un commento, invece noi sappiamo, dicendo qualcosa, che reazione ha il pubblico, che risata, che tipo di risata, quindi sono due cose diverse. Ecco, intanto ci hai annunciato che probabilmente questo spettacolo tornerà in scena, quello a cui abbiamo fatto riferimento prima, Stand In. Poi noi non abbiamo la grafica qui, però stand io l'ho vista in sui social, è carinissimo, perché io penso che il riferimento sia doppio, no? Alla stand-up comedy, ma anche allo stendino, proprio che tu hai graficamente rappresentato, perché ce l'hai davanti a te. Ecco, volevo chiederti di sì, che parli questo po' la spettacolo. Mia vita, quella lì, parla comunque di una vita normale, della mia vita normale, della vita di un papà con due figli, sposato, che apparentemente in questo momento nessuno, anzi non apparentemente, in realtà nessuno vuole più rappresentare questa classe media, questa vita normale, ormai tutti quanti, diciamo, si occupano delle posizioni estreme sempre, cioè se non hai una vita estrema non puoi parlare, vero, io voglio parlare vero. Di una vita normale che magari è comune a tutti. È una vita normale che si sta evolvendo. Io in questo già dal manifesto, io sto allo stendino, giusto? Cioè, perché l'evoluzione dell'uomo è anche quella, no? Il marito non è più il marito che aspetta l'ora di cena, che la moglie cucini, no, si è tutto mischiato, tutto fluido, e quindi voglio parlare di questa evoluzione normale, questo è il mio spettacolo. E poi, ecco, oltre a questo, hai qualcos'altro in programma per l'estate? Io so che, a parte queste meritate vacanze a Taranto, sarai al Cava Fest per questa edizione. Non posso dire altro perché Sergio altrimenti mi taglia la lingua, che è l'organizzatore, però so che intanto verrai a Crispiano. E poi qualche altra cosa in giro? So che sei stato in Calabria di recente, sì, non soltanto. In Sicilia, perché abbiamo registrato questa trasmissione per la rete siciliana, che è una rete che va fortissimo, e ha presentato il nostro amato Mauro Pulpito. Sì, sicuramente torneremo in estate, poi ci sarà la preparazione per Zenith, insomma, da fare c'è, tra live e preparazione alla TV. Poi altro non posso dire molto, perché sai come si dice, no? Scaramanzia. No, è giusto. Che non posso dire molto, proprio non c'ho altro da dire. Giusto, giusto, va benissimo così. Vincenzo, io davvero ti voglio ringraziare, intanto ripeto l'augurio di rivederti presto in Puglia, oltre che al mare, ma anche proprio impegnato in alcuni spettacoli. Sì. E chiaramente buon lavoro a te e buon divertimento. A te, grazie, grazie. Arrivo Puglia, arrivo. Grazie a Vincenzo Albano, noi chiaramente ti aspettiamo e ti rubo un'altra promessa, magari quando sarai da queste parti anche venire nei nostri studi, ci farebbe davvero davvero piacere. Se ci avete l'aria condizionata arrivo. Assolutamente, per forza, perché qui ci sono già 40 gradi circa, percepiti perlomeno, come potrai immaginare. E allora, io saluto Vincenzo Albano e mi sposto a Brindisi, perché come promesso in chiusura di questa puntata ci dedichiamo agli aspetti più simpatici, più leggeri, ma allo stesso tempo interessanti, almeno secondo quello che abbiamo immaginato per oggi, perché ci si appresta a prenotare le vacanze, almeno per i ritardatari. Chi è più preciso l'ha già fatto nei mesi precedenti, anche per cercare di strappare uno sconto, un risparmio maggiore, ma ci sono i soliti ritardatari come il sottoscritto, che non hanno ancora prenotato nulla, e quindi siamo in una nota agenzia viaggi di Brindisi con la collega Anna Saponaro, che ci fornisce dei consigli utili, qualche indicazione, qualche suggerimento, e io so che avete qualcosa da suggerire anche a me, io sono qui tutto orecchia ad aspettare. Anna, ben trovata, a te la linea. Sì Gianmarco, ben ritrovato. Allora, abbiamo parlato intanto di mare con il comandante della Capitaneria di Porto di Brindisi a Mitrano, ma a proposito di estate vogliamo capire come si stanno organizzando i brindisini per le vacanze. Quindi siamo venuti a trovare un'agenzia di viaggi, un agente di viaggi che è Letizia Signorile, che ringraziamo per la sua ospitalità. Abbiamo fatto questa incursione senza neanche avvertirla, ma lei
si è messa a disposizione dei telespettatori di Antenna Sud. Allora, Letizia, buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie per averci ospitati e soprattutto partiamo subito con le informazioni che ci interessano di più, cioè i brindisini si stanno organizzando per queste vacanze estive e se sì cosa stanno scegliendo, prediligendo? I brindisini, devo dire, quest'anno sono stati veramente bravi perché si sono organizzati per tempo, siamo quasi agli sgoccioli. In pratica, va bene, le solite mete, Grecia, sono quelle che vanno per la maggiore, anche perché purtroppo da Brindisi e da Bari i voli per altre destinazioni non è che ce ne siano tanti. Partiamo subito con un problemino, allora con una sollecitazione anche a chi di competenza più voli. Perché? Assolutamente sì, anche perché di turisti a Brindisi ce ne sono tanti, però sono sempre purtroppo gli stessi perché le destinazioni sono quelle e servono non solo per quelli che devono venire ma anche per noi che dobbiamo andare, perché si pensa all'incoming ma si pensa anche molto poco all'outgoing. Comunque, certo, per quanto riguarda i brindisini, devo dice dire bene. Allora, cosa hanno scelto? Quali tipi di soluzione? C'è un viaggio corto in Italia, all'estero e in Europa, un allora, po' più lungo e impegnativo? Le famiglie scelgono sempre i soliti villaggi oppure la Grecia, però devo dire che c'è stato un bel ritorno da parte di tanti brindisini che hanno scelto il lungo raggio, quindi il Vietnam, la Thailandia, oppure i viaggi di nozze in America, la Bolivia, il Perù. Complimenti. Che l'Argentina, sono ritornate le condizioni pre-pandemia, per fortuna. Ecco, qual è però la meta, per esempio, il lungo raggio più gettonata? Anche il viaggio va di moda, in un certo senso. Beh, quello che va di moda di più, è, diciamo, è la Thailandia. In Thailandia, perché c'è un bel rapporto qualità-prezzo. E quindi la gente riesce a non spendere tantissimo ad andare in un posto veramente meraviglioso. E invece per i bambini quali soluzioni? I bambini, diciamo che siamo su Disneyland, sono le mete preferite dei bambini e dei genitori. Facci comunque vedere qualche soluzione, tu hai preso un catalogo, allora, per esempio, spiegaci un po', facci fare un viaggio di qualche minuto, facci sognare. Almeno sognare per il momento. Parlare di Disneyland è come parlare di aprire una porta aperta, tutti sanno il bellissimo parco, quello che... E poi c'è quest'anno il trentesimo ed è importante perché ci sono parecchie, sono tantissime le cose che si possono fare. E invece, mentre che cosa invece abbiamo? Questa invece è una chicca perché sono in pratica la destinazione è la Sardegna, subito dopo la Puglia, dico io perché siamo più bravi noi, però ma anche lo dici loro, per campanilismo sì, o lo dici perché lo dicono i numeri? Anche lo dicono i numeri e anche per quello, comunque qui la Sardegna abbiamo dei posti meravigliosi, costicchiano, ma le cose belle. Allora, hai parlato di ritorni anche nel viaggio, hai citato l'Argentina, hai citato la Thailandia, per esempio, ci sono delle nuove mete che sono quelle che magari vanno più di moda in questo momento? Che cosa stanno scoprendo gli italiani, di conseguenza anche noi sì, al sud? Sì, 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 appunto, la Thailandia, il Giappone. Ma la Thailandia è una meta classica? Ma guarda, la Thailandia è talmente grande che praticamente è grandissima, quindi tu puoi decidere se fare il tour piuttosto che fare il mare o andare a vedere i monumenti, è tanto vasta. Quindi. I paesi meno visitati, ad esempio, attirano l'attenzione? Allora, ci sono tanti paesi di nicchia. La vacanza alternativa, ecco, sì, il paese di nicchia. Di nicchia, l'Uzbekistan, esatto, per esempio, è una di quelle destinazioni che soltanto in pochi fanno, anche perché poi lì c'è un discorso di un viaggio di gruppo, non si può fare un discorso individuale perché è veramente un pochino complicato. Purtroppo non ci sono più i paesi dell'est per la guerra, però anche la Russia prima era molto molto gettonata. Un'altra cosa, hai detto che i brindisini si sono organizzati per fare i viaggi quelli più a lungo raggio, che sono anche quelli economicamente più impegnativi, ma ci sono delle soluzioni comode per il pagamento? Allora, ovviamente. Assolutamente sì. Oppure clienti... improvvisamente dopo il Covid è esplosa anche la situazione economica, a noi sfugge questo dettaglio? Assolutamente no, tieni presente una cosa, che anche prima, cioè il cliente viene in agenzia, prenota dall'acconto e poi può piano piano pagarsi il viaggio fino a 20 giorni prima della partenza. Quindi, last minute? Guarda, sfatiamo sto mito del last minute perché last minute
C'è poco. Allora, dacci un consiglio, andremo in ferie anche noi, dove ci suggerisci di andare? Magari io e Gianmarco e prendiamo il tuo spunto. Ai bimbi o ecco il lavoro dell'agente di viaggio, a differenza, scusatemi, di internet. Una famiglia che voglia fare con figli, che voglia fare un viaggio alternativo, diverso. Cosa suggerisci? Allora, se non vuoi spendere tantissimo, ti posso suggerire la Grecia o la Turchia. Se non vuoi, oppure chiaramente poi mi chiedono il classico viaggio in villaggi dove uno si va a rilassare e non fa nulla. Gianmarco però è giovane, è un ragazzo, quindi che cosa suggeriamo? Sei single o... single, cosa mi consigliate? A lui, allora facciamo l'alternativa, dai. Allora, se sei single, una meta, ti posso mandare Ibiza, Mykonos, però se hai la tua lei, posto Santorini, magari un po' più di... Allora Gianmarco, grazie. Io direi che insomma abbiamo fatto una panoramica abbastanza completa, ringraziamo Letizia per la sua ospitalità e ti salutiamo da Brindisi. Ciao Gianmarco, ciao ai nostri telespettatori. Grazie ad Anna Saponaro, grazie alla sua ospite. Noi siamo addirittura d'arrivo per questa puntata, cari amici. Abbiamo parlato di tanti temi, dalla cronaca giudiziaria, ci siamo poi dedicati alla città di Torre Santa Susanna, abbiamo parlato di quello che sta accadendo a Ginosa per questa carenza di medici, quindi turni bloccati per l'ex guardia medica, e tanto tanto altro, naturalmente senza dimenticare le proteste dei lavoratori, i temi culturali. Abbiamo avuto direttamente da Zelig, in diretta da Milano, Vincenzo Albano, un comico di origini tarantine. Poi abbiamo concluso in bellezza con questi aspetti, un'estate sicura e quindi le raccomandazioni della Guardia Costiera e i consigli di un agente di viaggio per le mete top di quest'estate 2023. Tutto per questa puntata, grazie per la vostra cortese attenzione, siete sempre tanti di più, continuate a mandarci anche degli spunti, dei consigli, dei messaggi, noi siamo sempre attenti a leggerli. Mattina Sud torna domani alle 9.30, arrivederci. Woo!